Allora ragazzi, una piccola premessa prima di incominciare il video. Quando ho iniziato a registrare questo video, pensavo sinceramente che mancasse davvero molto poco per raggiungere il finale del gioco. Invece, purtroppo ragazzi, a video terminato, il tutto mi è durato più di 2 ore, per cui alla fine in fase di editing, ovviamente per non caricarvi comunque un video così lungo, mi sono ritrovata costretta a dividere il video in due parti. Per cui ovviamente questo episodio non sarà l'ultimo. In ogni caso, ragazzi, appunto, per vedere il finale del gioco, che sarà appunto nel prossimo video, vediamo appunto di riuscire a raggiungere i 50 like, come vi chiederò fra pochissimo. E what day a tutti, ciurma, e benvenuti da Giugrino in questo nuovissimo e forse ultimo, non ne sono sicura, episodio su Stray. Vi ricordo, ragazzi, che il vostro sostegno con i like alle serie è assolutamente fondamentale affinché appunto le serie possano proseguire. Per cui, non so se questo è l'ultimo episodio o meno, se lo fosse o non lo fosse, in ogni caso, ragazzi, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like. Vi ricordo che ve ne chiedo veramente pochissimi, ragazzi, a voi non costa niente lasciare un bel pollice in su, è questione proprio di un secondo. Grazie come sempre a tutti per il supporto. Ebbene, la volta scorsa alla fine ci eravamo ritrovati qui, ragazzi, dopo aver riunito il dolce Doc con suo carissimo figlio, aver fatto un po' di casini e ci siamo ritrovati a trovare, scusate il gioco di parole, Sbaltasar, ragazzi, quindi l'altro amico perduto di Momo. L'unico modo che abbiamo appunto per uscire, ragazzi, quindi per dirigerci verso questo benedetto oltre, è quello di trovare Clementine, l'ultima appunto degli oltreggiosi, che è stata appunto a quanto pare così coraggiosa da dirigersi verso l'oltre. Quindi eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Non ci resta che andare appunto alla ricerca di Clementine. Se non sbaglio, Sbaltazar aveva detto che avremmo dovuto andare ancora più in alto nel villaggio, per cui bisogna un attimino vedere come arrivare ancora più in alto. A few moments later. Dopo aver girovagato un pochettino a caso, come al solito, sono ritornata qui da Sbaltazar e mi sono accorta, ragazzi, che c'era questa pila di cassette su cui poter salire. Quindi l'attenzione di Giocherina va sempre bellamente che a farsi friggere. Infatti qui c'è anche una freccia che mi dice grossa così. Joke, vai di qua. Non fa stronzate. Non ti andare a complicare la vita a cercare strade che non esistono. Vai di qua, grosso così. Perfetto. Oggi siamo fatte le unghiette. Oddio, il tuo cappello è assolutamente meraviglioso, amico. Ehi, Balo, come va? Lo sapevi che zia Clementine ci ha insegnato a coltivare delle piante particolari che non necessitano di luce solare, né un enorme assortimento? Vuoi vedere? Mancano ancora dei colori, però. Mi mancano una pianta gialla, una pianta rossa e sì, una viola. Se solo qualcuno agile come te potesse procurarmele. Quindi vabbè, alla fine, che foto allegra sei. Vabbè, sì, a zia Clementine mi manca moltissimo. Quindi comunque è stato un elemento fondamentale, a quanto pare, ragazzi, questa Clementine per questa piccola comunità di robot. Quindi, come possiamo vedere, ci sono anche, diciamo, delle missioncine secondarie per poterci un attimino intrattenere. Per cui allora andiamo di qua e continuiamo a salire, inesorabilmente a salire, assolutamente a salire, senza alcuna paura, vero? Vero piccolo Bob? Certo che sì, te non hai paura di niente, figurati delle altezze. Mamma mia, che agilità, signori! Che agilità, oddio. Ah, ok, de qua, mo stava a dire che devo fare un salto nel vuoto, cioè questo sarebbe veramente chiedere troppo. Ok, di qua. E, attenzione al tunnel, signori. Ci addentriamo nel tunnel oscuro che molto probabilmente appunto ci condurrà in questa, non so se chiamarla cittadino, come caspita chiamarla. Evviva i lag! Che cosa meravigliosa! Grazie OBS! E quindi eccoci qua. Procediamo. Sono sempre comunque più curiosa di vedere cosa ci aspetta dall'altra parte, perché qui stiamo risalendo sempre più, appunto. Bib e Bob, che accoppiata, ragazzi! Che accoppiata vincente! Cosa c'è, Bib? Cos'è che ti perplime?
Guarda, è una stazione della metropolitana. Avevo completamente dimenticato dell'esistenza di un simile mezzo di trasporto. Quindi questo vuol dire, ragazzi, che siamo abbastanza vicini al sopra. Perché la metropolitana, ovviamente, sì, è sottoterra, però, voglio dire, è relativamente vicina al sopra. Potevi raggiungere qualsiasi punto delle città. La gente la prendeva per andare al lavoro. La prendevo anch'io. Ogni mattina dopo aver salutato la mia famiglia a casa. Oh, povero Bib, ragazzi. Si è fatto prendere dalla nostalgia. Mi ricordo, ho fatto tutto questo per loro, ma adesso non ci sono più. È stato tanto tempo fa. Povero Bib. Volevano vedere l'oltre, ma ha qualche importanza ormai. Cosa ne è stato di loro? Cosa ne è stato di tutti? Domanda super lecita. Comunque, siamo quasi arrivati all'infracittà. Troviamo questa Clementine. Sono d'accordo, Bib. Abbiamo una sua foto. Possiamo mostrarla a qualche compagno del circondario. Chissà, potrebbero darci una buona dritta. Benissimo. Quindi abbiamo recuperato il penultimo ricordo importante, diciamo così, o perlomeno definiamolo fondamentale magari allo svilupparsi della storia. E quindi ovviamente non funzionerà la metropolitana, per cui suppongo di dover andare di qua. L'infracittà, così lo chiamano. E quindi sarà appena prima dell'oltre, ovviamente. Non tutti hanno avuto il coraggio di arrivare fin qui, forse proprio a causa appunto degli Zurk. Salve! Salve signora, ricorda, attenzione, c'è un ricordo nascosto. Diciamo nascosto, era proprio qua. È pieno di libri qui. Dal test di Turing al presente, l'etica dell'intelligenza artificiale. Alcuni mi sono noti. Avevo una raccolta tutta mia. Ricordo che niente eguagliava il profumo dei libri e il volgere di una pagina. Sono d'accordo, è una sensazione unica, ragazzi, che tutti quanti dovremmo amare, secondo me. Era una sensazione quasi di conforto. Leggere un libro era come passare del tempo in compagnia. Che cosa tenera e bellissima che hai detto, Bib. Bellissima, idea che assolutamente condivido. Allora, le doc, vediamo se questo signore alias signora ci può aiutare. Che c'è? Ho capito, non sa parlare, non ha la bocca, forse per questo. Io non gliela spengo la musica perché mi sa che è l'unica cosa che qui le tiene compagnia. Qua ci sarà qualcun altro a cui chiedere. Oddio, che succede? Che cazzo? Ma che sta succedendo? Cos'è quella cosa che vola, che inseguiva quel tizio? What the fuck? Cose strane, ragazzi, cose strane. Salve, signore, mi può dare una mano per caso? Anche lei non ha la bocca. Signore? 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 Niente, non mi caga. Quanto siete amichevoli qui, eh? Salve. Lei mi può dare una mano? Te l'ho già detto 5 volte, Yoshi. Non puoi scorrazzare in giro così, è pericoloso. Esci! Il bambino è allergico al pelo del gatto. Assolutamente pericoloso. Ehi, è la prima volta che vedo un robot di questo tipo. Sei tutto pelosetto. Ah, hai visto quanto sono pelosino? Però non sono un robot. Ah, è la ragazza che compare sullo schermo dei ricercati, giusto? E te pareva, è una ricercata. Dovresti chiedere a qualcun altro. È troppo da fare con Yoshi per saperne qualcosa. Ok, scusa tanto. Torna a occuparti del tuo piccolo Yosh. Non preoccupatevi della spazzatura. Neko Corporation pensa a tutto. Certo, assolutamente a tutto. Ci pensa talmente tanto che è tutta rimasta lì. Guarda un po'. Che è successo qua? Oddio, ma sto coso è cattivo. Salve, buon uomo. Dichiarare la propria identità. Collabora o sarà necessario trasferirti in carcere e riavviarti. Sto poveraccio, dai, che ha fatto de male? Lasciami stare, per favore. Non è me che stai cercando. Se vuoi trovare Clementine, sono certo che si nasconde nel condominio. Abbiamo appena avuto una informazione in più, ragazzi. A quanto pare c'è questo posto che si chiama condominio. Cosa sarà mai il condominio? Comunque, se lei è una ricercata, sicuramente sarà nascosta. Quindi non sarà proprio un luogo facilissimo da trovare. Ricercata Clementine Sobillatrice, oltreggiosa, ribelle, denunciare ogni avvistamento. Quindi è ricercata, ragazzi. Greve, grevissima la situa. Finalmente.
Siamo giunti all'infracittà, ragazzi. Quindi non ci resta che trovare questo cosiddetto condominio. Signore, posso parlare con lei? No. Salve, buon uomo. Mi scusi, eh? Alla Necocorpo lavoriamo tutto il giorno per raccogliere i rifiuti e inviarli di sotto, dove vengono riciclati e ricondizionati. A proposito del piano di sotto, è da un bel po' che non abbiamo loro notizie. Certo, gli buttate la merda da sopra, altro che riciclati e ricondizionati. Carina quella foto, è un indirizzo sul retro. What? Il primo simbolo è una strada, poi ci sono il piano e il numero di un interno. Attenzione, dovrebbe essere facile da trovare. State buoni, fermi un attimo. La foto sul retro ha un indirizzo. Mostriamoglielo a B. Una foto di Clementine sbalta Zara. Ci ho chiesto di trovarla, anche lei fa parte degli oltreggiosi. Inoltre c'è una sequenza di simboli sul retro della foto. Esatto, volevo che magari tu la interpretassi, carino. Però vabbè, non fa niente. Questo ladro di un commerciante mi ha venduto una batteria difettosa l'altro giorno. Adesso ogni volta che provo ad affrontarlo finge di non sentirmi. Se non ci fossero le sentinelle di guardia sarebbe già materiale di scarto. Ammazza, che cattiveria. Gliel'ha detta proprio. Proprio cattivissimo. Ammazza, quel posto è grandicello, ragazzi. Ammazza, che bel cappello. Mi piace. Oh oh oh, non mi cammina sopra però, eh. Sei stato nella città di sotto. Avevo un amico lì, Fifi. Non lo vedo da una vita. Oh, quanta tristezza, porca vacca. Un sacco di gente, ragazzi, è stata separata, cioè un sacco di robot si sono dimenticati. Prima avevo un bar, il posticino più accogliente del circondario. Poi mi sono beccato un cacciavite nel ginocchio e ho dovuto chiudere. Ammazza, che drammi esistenziali, ragazzi. Un viaggetto a Lourdes. Ah no, giusto, non potete uscire. Come se non avessi detto niente, eh? Oh, fermi. Com'era il simbolo della strada, ragazzi? Era proprio questo. Era proprio questo. Quindi dobbiamo cercare tre puntini verdi. E poi forse il numero dell'edificio. Ha detto. Quindi forse dobbiamo salire. No, forse aveva detto il piano, credo. Il piano, se non sbaglio. E poi il numero rosso, l'interno dell'edificio. Infatti, vedete? Dobbiamo andare al terzo piano, ragazzi. E poi il numero sono 5 puntini, credo. Una roba del genere. Interno 1, 2, 3, 4 e 5. Oh shit. È chiuso. È chiuso a doppia mandata, ma noi entriamo lo stesso. Permesso? Salve, c'è qualcuno qui? Clementine, ho bisogno del tuo aiuto. Sei qua dentro? Ah! Non farci male. Ti avevo scambiato. Ah, è lei, ok. È lei col cappellino. Si è camuffata. Ti avevo scambiato per una senti. No, lascia stare. Chi sei? Cosa vuoi? Guarda. Frena. Quindi Sbaltazar ha finalmente deciso di mandare qualcuno. Immagino tu sia la mia nuova recluta. Non sei molto imponente. Beh, è la cosa dei suoi vantaggi, eh. Ma caspita, hai fatto nelle fogne? Devi essere pieno di risorse. Sto cercando una strada verso l'oltre da quando ho lasciato Villa Antenna. Ma le sentinelle sono sempre sul chi vive. Ora che sei qui puoi aiutarmi. Seguimi. Bene, seguiamo Clementine, ragazzi. L'ultima degli oltreggiosi. L'ultima degli amici perduti di Momo. Quindi sono più che onorato di avere a che fare con lei. È da un po' che sto escogitando un modo di utilizzare questo vecchio treno metropolitano. Ho persino le chiavi per avviarlo. Azzo! Ci serve soltanto... Non ho capito bene. Devo avere un pezzo di zolfo all'orecchio. Che so io. Mi stai parlando del... Ho capito bene. De batteria atomica. Una cosetta. Non andavano bene le pile stilo. Ah ah. No. Batteria atomica. Roba seria, roba imponente. Per farlo partire, ok. So che la Neco Corporation ne ha una sottochiave allo stabilimento. Ho un contatto che può farci infiltrare tra di loro. Minchia, piena di risorse sta ragazza. Non conosco il suo nome. Il robot con il giubbotto e la catena dorata consegnali questo messaggio.
Ok, un esserino agile come te non dovrebbe avere problemi a sgattaiolare nello stabilimento, se no perché si direbbe sgattaiolare? Il termine stesso che ho dice. Un'ultima cosa, non esitare a chiedere aiuto in giro, questa città è un pozzo di informazioni. Sta solo alla larga dalle sentinelle. Ok Clementine, ricevuto, ricevuto, quindi dobbiamo andare alla Neko Corporation, ragazzi, a consegnare questo bigliettino. Che cosa dice Bib, scusami? Insomma, questo tizio vuole aiutare Clementine. Troviamolo, altrimenti non rimedieremo la batteria atomica. Ricorda, è il robot con il giubbotto e la catena dorata. Va benissimo, allora ritorniamo all'esterno. Quindi dobbiamo stare solo attenti alle sentinelle. Ci dobbiamo dirigere alla Neko Corporation. Salve signore. Cosa sei di preciso? Sto cazzo, un gatto, cosa dovrei essere? Un quadrupede che emette teneri versetti. Oh, che cosa cipi! Ottima progettazione, mi potrebbe aiutare, mi scusi. Oh, un tele con un giubbotto e una catena dorata, non so di chi parli. Forse puoi provare al negozio di abbigliamento. Va benissimo, allora mi sa, ragazzi, che ci tocca tornare di sotto e chiedere informazioni lì. Vedere dove si trova questa benedettissima Neko Corporation. Lei mi può dare una mano? Afferra musica a setta, che ci dovrei fare? Quelle sono le nostre cassette, non ti hanno insegnato a non rubare. Potrei dartene una, ma dovrei fare una cosa per conto mio, di Gemma e di Miko. Sentinelle hanno installato 3 telecamere di sicurezza per spiarci. La cosa non ci piace affatto, potresti scrollarceli di dosso. Non adesso, amico, non adesso, mi dispiace, c'è un bel po' da fare. Salve! Ehi, imbecille, guarda che ti vediamo anche noi. Sì, ma vi dovete dare una calmata, ragazzi. Allora, negozio di abbigliamento, salve signore. In fase di assortimento della merce, a giudicare l'incompetenza di quei due ne passerà di tempo. Senta, mi deve dare una mano. Un tele con un giubbotto e una catena dorata. Sì, prima ho visto un tele che corrisponde alla descrizione. È stato nei pressi dei nightclub. Del nightclub? Ma davvero? C'avete pure sta roba qua sotto a fargli i sozzi. Il nightclub suppongo proprio che sia questa luce rosa. Anche se c'è il simbolo di una bottiglia, quindi non saprei. Salve signore, butta fuori. Club è chiuso, sparisci. Una mazzetta, non l'accetto, grande considerazione nel mio lavoro. E comunque cosa sarebbe quella roba? Ma vai a farti friggere, vai. Lei mi può dare una mano, signore, mi scusi, eh. Non puoi giocare qui, lo stabilimento della Neko Corp non è un posto per le palline di pelo come te. L'accesso è interdetto, ma solo temporaneamente. Se aspetti un paio d'anni ci sarà una pronta riapertura. Sicuramente. Ho visto un tale che... Ok, pure questo ci ha ripetuto la stessa cosa. Nei pressi del nightclub. Salve signore, mi può dare una mano, mi scusi. Conosci gli oltre... il mio contatto... È lui, è lui! Mamma mia che ciecata, regà. Vedete la catenazza d'oro che ha al collo. Il mio contatto? Ti spiego per sommi casi della batteria atomica. Ok. La batteria alimenta lo stabilimento della Neko Corp laggiù, ma l'intera area è interdetta e rigorosamente sorvegliata. Controllano ogni persona in entrata e mandano via chiunque non sia un dipendente. Ok. Questa è l'idea. Procurami un gilet d'operaio o un casco antinfortunio. Io resterò qui a capire il momento migliore per entrare. Ok, quindi andiamo a missione segreta. Quindi caschetto antinfortunio e gilet d'operaio. Quindi devo trovare il modo per prendere queste due cose. A few moments later. Allora ragazzi, girovagando qui intorno mi sono accorta che in questo negozio, proprio in vetrina, guarda un po', c'è il gilet che ci serve. Adesso non ho idea di... Ah ok, semplicissimo così. Oddio. Se son matto, mi son mattito. Quindi dobbiamo trovare un attimino il modo per distrarlo. Come posso fare? Aspettate, qui possiamo metterci una musicassetta, ragazzi. Ah, che non ho. Porca vacca, quindi non mi dica che devo per forza fare la missione secondaria. Qui c'è un caschetto, tra l'altro, signori. Attenzione. Sì, questo è quello che ha detto che non si può entrare. Andiamo proprio bene. E ci deve essere un modo per entrare. Allora, ragazzi, abbiamo due problemi attualmente. Aspetto che Stalpo al C torni ad aiutarmi con il rifornimento di questi cappelli. Il capo non è contento. Sta di nuovo battendo la fiacca nel bar e gliene canterò 4. Allora, dobbiamo... Quindi il bar deve essere per forza questo, ragazzi. Dobbiamo prendere cappello e gilet. Quindi, probabilmente aiutare questo tizio col suo amico che ha detto che è al bar. Dove diavolo? Lo sarà qui al bar. Tra l'altro probabilmente ci aiuterà ad entrare in quel negozio in qualche modo. Oddio Gesù. Signore, non si sveglia manco con le cannonate.
Tanto proviamo a farci un giretto qua sopra, vediamo se c'è qualcosa di utile. Ecco. Ah, oddio de Gesù, gli farà un male cane. Gli farà un male cane. Sveglia, amico, sveglia. Accidentaccio. Allora, quindi probabilmente il tizio adesso starà tornando dal suo collega di lavoro. E se non sbaglio, vicino al tizio c'era una scatola. Vediamo se ci può essere utile. Forse porteranno la scatola dentro, magari. Vedete? Oh, chissà, ragazzi. Oh, ci possiamo entrare. Oh, come fanno solitamente tutti i gatti che adorano le scatole. Vediamo un attimino che succede. L'amico sta per arrivare. Minchia, sta mezzo ubriaco, anzi direi imbriachissimo. Moglie fa il cazziatone secolare. Aiuto, aiuto, aiuto. Che ora si è fatta? Che cazzo sei stata a fare? Sei stata a bere? Scusa, amico, non l'ho fatta apposta. Di qua, di là. Aiuto, aiuto. Sì, ma ecco. Ah, ecco. La scatola in qualche modo c'entrava. Perfetto, così ci permettono di entrare. Ah, genialata. Mi piace sta cosa. Ehi, poggia con cura, amico. Bravo. Va bene, allora adesso possiamo prendere l'elmetto, ragazzi. Oddio, direi di fare in fretta. Ecco fatto. È stato un piacere, è stato un piacere. Ah, posso uscire da qua? Sì, perché sennò mi sa che il proprietario del negozio ci fa un sederino tanto. Quindi non ci resta che rubare il gilet nell'altro negozio. Ma immagino che dovremo prima aiutare questi, perché nel negozio del tipo, ragazzi, sul retro c'è uno stereo, quindi probabilmente quello è l'unico modo per distrarlo. Allora, parlava di telecamere di sicurezza. Eccone una, ma sopra questo condizionatore non possiamo salirci manco morti. Proviamo a correre di sopra, ragazzi, e vediamo che cosa riusciamo a fare da qui. È di qua, dovrebbe essere di qua. Eccola qua, ragazzi. Come facciamo a sfasciare? Lasciarla però, saltandoci sopra semplicemente. È quello davvero. Oh, porca vacca. Toppe. Allora lì c'è l'altra telecamera. Quindi facciamo semplicemente il giro e facciamo a pezzi pure quest'altra telecamera. Tac. Ecco fatto. Belli che liberi. E la terza, la terza, la terza, dove mai sarà? Però se parla del circondario deve essere per forza in questo posto. A few moments later. Dov'è la terza? Ne ho viste solo due. Ho capito. Io speravo mi desse. Ah, è là sopra, ragazzi. Guardatela un po'. A volte, ragazzi, basta cambiare punto di vista e prospettiva per vedere le robe da un'altra angolazione. E come ci arrivo là sopra? Semplicissimo per il nostro Bob, ecco fatto. Tac. Ok, adesso sì, ragazzi. E voilà. Adesso mi dovete pagare. Pagate, signori, pagate. Quindi guardate adesso come se la spazzano gli stronzetti. Ok, dammi la cassetta come promesso. Non credevo ce l'avresti fatta. Tiè, come fai a non avere fiducia nelle abilità di Bob? Prendi la tua ricompensa, te la sei guadagnata. Grazie, amico, grazie. Perfetto, signori, perfetto. Siamo dentro, vediamo se è questa appunto la soluzione che stavamo cercando. Inseriamo assolutamente la musicassetta. Voilà. Vada, amico, vada. Questa musica farebbe uscire di testa chiunque, penso. Più o meno, quindi è stato un buon diversivo. Perfetto, adesso non ci resta che tornare dal nostro amico con la catenazza d'oro. Missione compiuta, neanche tu credevi nelle mie abilità, Blazer. Ce l'ho, bello. Uno. Questo casco farà il caso nostro. Mi serve ancora un gilet da operaio. Che pensi, con le sciò delle cose a metà? Proprio quel che ci serve, mi cambierò d'abito. Ti spiace girarti? Sei un robot, quali parti private dovrei vedere? Mi giro, non ti preoccupare, ti lascio la tua privacy. Ecco fatto, guarda, perfetto, il gilet va un po' stretto in vita ma andrà benone. D'accordo, salta in questa scatola e ti traghetterò oltre i controlli. Benissimo. Andiamo, Blazer, siamo sotto copertura. Facciamoci trasportare
maniera del tutto anonima. Facce passare, bello re casa, facce passare, non devi controllare, mi raccomando, niente, niente controllo. Cosa c'è che non va? Ok, grazie, grazie amico, grazie. Tutto perfetto. Oh, fantastico. Grazie Blazer, sei stato un vero amico. E addio, addios, addios per sempre. Oh shit, allora le scatole probabilmente saranno le nostre migliori amiche, proprio per evitare le sentinelle. Per cui dobbiamo cercare di essere attenti e cauti soprattutto. Allora, fin qui credo che non arrivino le sentinelle, quindi il posto di controllo è proprio questo. Qui al centro, attenzione. Ok, corriamo e nascondiamoci nella scatola, Bob! No, m'ha visto. Tu non hai visto niente. Ok, bene. Ok, passiamo da qui, suppongo. Oh shit! Mo me la so cercata proprio, regà. Mo ho fatto proprio de merda, eh. Se la devo dire tutta. Oddio, mi stanno ancora a cercare. Ma di qua non potete entrare. Stavolta sono stata più veloce. Ehi, capiti a fagiolo. Forse puoi aiutarmi. Ho perso le chiavi di casa in questa enorme fabbrica buia. Le sentinelle sono rifiutate di aiutarmi. Mi hanno risposto: senza casa, più lavoro qui. A pezzi di merda. Se per caso potessi aiutarmi a trovarle, te ne sarei eternamente grato. Chissà. Le chiavi, se le trovo, te le porto. Che vuoi che te dica? Come ci arrivo di sotto? Bello re casa. Il punto è come arrivo della... Ah, sì, vabbè. De là ci arrivo saltando da qui. Questo è chiaro e ovvio. Però stiamo attenti. Bella ragazzi, pure questa sezione un po' stealth. Quindi saltiamo sulla leva. Apriamoci la porta. Però mi sa che mi ritocca fare il giro, appunto. Quindi attenzione, io spero che la porta non abbia un tempo, ragazzi, di chiusura, perché sennò sono nella cacca pupù. Andiamo, corriamo, attenzione alla sentinella. Oh shit! Bene, cerchiamo di stare coperti, che sennò potrebbe essere problematica la questione. Ok. Non facciamoci trascinare ovviamente da questi blocchi di spazzatura. Non vorrei finire in questa melma, assolutamente. Quindi attenzione, attenzione, attenzione. Cerchiamo di essere felini, veloci e inarrivabili. Ah, oddio, è di qua la sentinella, ecco. Già stavo per fare la prima stronzata della giornata. Benissimo, allora da qui dovremmo essere al sicuro, diciamo, perlomeno per adesso. Ciao amico, allora da qua non si passa. Questi sono tipo laser che ti spappolano non appena ci passi in mezzo. Ma possiamo usare questo barile. Niente, fermerà il piccolo Bob. Ok. La musica è alquanto inquietante, posso dirlo? Il tutto è molto strano. Allora, questo coso ovviamente ci serve per tenere premuto. Oh, questa è la batteria, signori. E ci servirà anche il barile, chiaramente. Ma il barile... Allora, forse ho capito cosa dobbiamo fare. State buoni, allora. Posso spostarlo questo? Posso attivarlo o disattivarlo? Ok, quindi praticamente lui si muove. Ah, mi segue. Top. Allora mi devi seguire di qua, bello di casa. Vieni, vieni, segui il mio sederino pelosino. Ecco qua, fermate, fermate. Perfetto, allora, perché questo di regola... Ah, niente però. Se non è premuto questo, chiaramente non si toglie la corazza principale. Ma è così che deve passare il barile in mezzo, ragazzi. Dobbiamo liberare quest'altra roba qua, ragazzi, vedete? La dobbiamo liberare in qualche modo. Posso arrivarci semplicemente... Avevo visto una leva. Abbassare la leva. Abbassa la leva. Cronk. Ottimo. Vieni, bello dei papà. Vieni, 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 vieni. Fermo là. Ok, adesso sì, ragazzi. Problema enigma risolto. Nulla è impossibile per il mitico Bob. E voilà. Tac. Ecco la batteria, signori. Eccola.
Ce l'abbiamo! Oh oh! Si è fermato tutto. Oh cazzarola. L'abbiamo presa! Svelto, usciamo da qui prima che sbuchino le sentinelle. Dobbiamo consegnare questa batteria a Clementine. Andiamo! Andiamo, Bib. Ok. Saltiamo via. Whee! Nel secchiello così tenero. Ogni volta. Quindi adesso il nemico ovviamente non sono più gli Zurk, ragazzi, ma le sentinelle. In ogni caso siamo riusciti ad uscire. Quindi dobbiamo tornare al condominio. Oddio, hanno chiuso tutto. Non ci credo, hanno chiuso tutto. Ah, ma io passo inosservato comunque. Ma per me... Oh, porca vacca, miseria. Hanno messo sotto sorveglianza il posto. Sono nella merda, ragazzi. Allora, dobbiamo arrivare al terzo piano. Quindi sempre con tutta la calma del mondo, stiamo attenti, non facciamoci beccare adesso, perché siamo a un passo dal consegnare la batteria a Clementine. Quindi potremo rimettere in funzione la metropolitana e quindi forse avere un modo finalmente per uscire. Questa sentinella mi sembra di capire che non si smuove manco per il ca, quindi devo fare il giro. Devo prendere questa scala, ma come? Di qua la sentinella, attenzione, si gira e io allora vo. Non è stata intenzionale l'azione, ma per fortuna. Quindi come faccio, come faccio? Posso passare da sopra, chiaramente, ed ecco l'appartamento 5, signori. Siamo belli che arrivati. Clementine, ehi Clem? Clem, sei qui? Clem! Ma si è nascosta? Dov'è? Guarda, bacheca degli indizi. Non è che ci ha lasciato un biglietto. Clem! Nessuna traccia di Clementine. Cos'è quello? Sembra una specie di messaggio in codice. Dovremmo giocare ai detective se vogliamo sapere e scoprire cosa le è successo. Guarda! Per Bib e Bob. La risposta è nella mia roba. Poi ci sono 4 simboli. È firmato Clementine. Da un'occhiata. È nella mia roba. Guardiamo bene il biglietto. Il punto è riuscire ad interpretare bene i disegni. Allora, il primo potrebbe essere un vaso. Ah, forse è questo. Forse è questo affare qua. I sensori possono soltanto rivelare sostanze chimiche inoffensive allo stato gassoso. Non possono ricreare la piacere del sensore che ricordo. Proprio come me, i compagni non possiedono l'olfatto, quindi mi domando perché fare una cosa del genere. C'è anche un messaggio nascosto sotto al recipiente. Dice, sono con... Utilissimo. Però mi sa che questo era... Era il primo. Poi c'è quest'altra roba che non si capisce che minchia è. Vediamo se c'è da tirare giusto coso, perché non si sa mai, visto che era qui. Si è aperto un cassetto. Ci arrivo. Oh, certo che ci arrivo. Attenzione. C'è un piano superiore di cui non eravamo a conoscenza. Qua possiamo riposarci, ma non è il momento. Eccola. È questa. Questa gemma ha un valore nella media, una bassa purezza. Luccichio si direbbe aggiunto artificialmente. Forse il suo bagliore serve a indicarci qualcosa. Bingo, c'è un messaggio. Dice, blazer. Ok, quindi 2, poi 3. E questa sorta di cono con i piedi. E l'ultima è una lampada, ragazzi, di quelle cose. Ma cono coi piedi. Eccolo il cono coi piedi. Che anticaglia da tenere in un appartamento. È così che i compagni locali vedono gli umani. Che buffo. Guarda, qui c'è qualcosa. Dice, venite al... Ok, e adesso ci manca la lampada. Eccola là sopra, ragazzi. C'è un cuore, tra l'altro. Che cosa cipi? Non ho idea di cosa sia, ma è solo ucciclio e ipnotico. Scusami, ero da un'altra parte. Ehi, Bib, torna fra noi, amico. Non è neanche notato il messaggio che c'è qui. C'è scritto, nightclub. Perfetto, sono con Blazer. Venite al nightclub. Ci siamo, ben fatto, commissario Logatto. Ehi, commissario Bob. Non ci resta che trovarla, non abbiamo molto tempo. Bene, ragazzi, io penso che siamo comunque, ci abbiamo verso la fine del gioco, per cui non penso di interrompere qui la situazione. Quindi non ci resta che andare al nightclub. Salve, signori, è stato un piacioro, come sempre. Grazie per non avermi calcolato. Allora, vediamo se è di qua, ragazzi, perché qui non ci sono stata, tra l'altro. Salve, lei. Ehi, socio, perché non vieni qui e ti fai dare uno sguardo più da vicino?
Ma chi è lei? Cosa vuole? Chi la conosce? Comunque il nightclub sarà questo, suppongo. Non fa per te, via. Ma io devo entrare. Una mazzetta. Ah no, niente, non accetta le mazzette. Ci faccio entrare. Ragazzi, mi sa che ci tocca di non arrampicarci sul retro. Attenzione. Per cui forse dobbiamo fare il giro da qui. È lì l'ingresso, probabilmente, da quella finestra. Lavoro sodo per ripulire strade, soltanto per ritrovarmelo di nuovo insozzate. D'altronde è così che va il mondo. Tizio è abbastanza infastidito. Come ci arrivo là sopra? Ok, ragazzi, forse la chiave di tutto è questo cassonetto. Infatti. Ok, ecco, così riusciamo ad arrivare ai piani alti. Adesso incontriamo pure questo mezzo matto. Dica, cosa vuole dalla mia vita? Che piccolo tenerone. Ah, tutto questo per dirmi solo sta frasetta. Va bene. Perfetto, ragazzi. Però fin quando c'è sto stronzo, fammi entrare, prego. Come ci sei arrivato fin quassù? Vuoi far festa con noi? Forza, salta dentro e serviti da bere. Ti pare che io possa bere la merdaccia che bevete voi? Allora, dove sarà Clementine? Ehi ragazzi, avete visto per caso Clem? L'accesso alla terrazza VIP è interdetto. C'è una specie di evento privato. È stata prenotata da un tale Blazer, mi pare. Eccolo, eccolo. Terrazza privata. Va benissimo, va benissimo. Ammazza che... Che sballo! Che sballo! Come minchia ci arrivo adesso alla terrazza privata? Mo' ve faccio fa' un macello, ragazzi. Ve cammino sopra la... Aspetta, fammi presentare. È DJ Match che vi parla. Diamo inizio alla festa. La prima canzone ci state chiesta dal nostro più copinabile amico Blazer. Ma io ve voglio fa' un macello sulla console. Come non detto? Tac. Ah, mi sono passata la pedana. Perfetto, per poter saltare. Ah, adesso mi riporta su. Grazie amico, gentilissimo. Questa sarebbe la brutta copia dei Daft Punk. Ok, ci siamo. Forse è la strada giusta. No, col cazzo proprio, non di qua. Da qui non posso arrivare da nessuna cacchio di parte. Qua c'è un'altra leva però, ragazzi. Usa incavo della leva. Non abbiamo l'oggetto adatto. Dobbiamo trovare qualcosa che ci si possa infilare. Che c'ha questo che non va? Ok, questo tizio è strano, fa paura. Ci deve essere qualcosa qua intorno, ragazzi, che ci può essere utile. Prendi strana bevanda. What the fuck? Mi chiedo cosa contenga questa bevanda. Potrebbe essere interessante per qualcuno dei presenti. Aspetta, questo c'ha la leva, ragazzi. Ha la leva. Questo club fa schifo. Provate a entrare in quella stupida stanza VIP e mi hanno sbattuto fuori. A me. Riesci a crederci? Allora ho rubato questa leva tanto per divertirmi. Se mi offri da bere ti regalo questa inutile leva. Non mi serve, non voglio che mi becchino in suo possesso. Bene, ho quello che fa per te, amico. Guarda. Ecco a te come promesso. Perfetto, era più semplice di quel che pensassi. Va bene, inseriamo la leva. L'altra leva. Ecco qua. Proviamo da questo lato. Ah, da questo lato possiamo andare, ragazzi. Quindi era qua che ci interessava. Perfetto. Op. Ah. Ok. Forse in questo modo mi apro la strada. Ci sono tutti sti bottoni. Forse se mi va di culo. No, non mi va di culo, infatti. Non è questo che dovevo fare. Forse è così. Vediamo un po', ragazzi, se è il nostro giorno fortunato. Oddio. Probabilmente sì. Non te ne andare, Blazer, aspetta. Porca vacca, ho girato tutto il mondo per cercarti. Va bene. Ciao amico, c'ho un po' fretta. Scusa se non rimango, ma stavo inseguendo l'altro tizio. Che t'hanno fatto, Clem? Perché sei così? Due piccioni con una fava. Non sei furbo quanto sembri, micetto. Comunque non è niente di personale. Gli affari sono affari. No, dai, sei un traditore di merda! E gli affari sono denaro. E per me il denaro viene prima di qualsiasi amicizia o spirito di gruppo. Sei una merda! Sono tutti vostri. Non ci posso credere, regà. Non ci sto a credere! Ci ha consegnato le sentinelle!
No, dai, mi ero fidata di te. Non ci credo. Gli hanno tolto lo zainetto o sbaglio? Una mia impressione. Ci dobbiamo dare da fare, Bob. Dobbiamo oscillare, Bob. Io sinceramente, ragazzi, non so quanto manchi alla fine del gioco, ma siccome penso che siamo vicini... Ok, ottimo. A questo punto penso sia comunque bene finire tutto qui, perché non vorrei che rimanesse davvero poco e poi il prossimo video mi ritrovo a farlo durare davvero molto poco. Comunque hanno privato il nostro Bob, ragazzi, del piccolo Bib. E rivedere Bob così nudo, diciamo, e fa alquanto strano. Ok, siamo nella prigione. Bruttissimo a dirsi, ma è così. Ah, forse dobbiamo allungare anche quest'altro pezzo di legno, chiamiamolo così. Era dove era attaccata la nostra gabbia, tra l'altro. Per cui op e op e op. Perfetto, ci siamo aperti la strada, ci siamo aperti la via. Per cui procediamo. Possiamo salire qua. Vediamo di trovare una strada. Che cos'è questo rumore raccapricciante? Non lo so, non so manco se ci tengo a saperlo, sinceramente. Ok. Ci sono ovviamente delle sentinelle. Chissà perché non mi stupisce. E oddio, non volevo saltare di sotto, ma forse è l'unica cosa da fare. Sperando di non saltare nel fascio di luce, ecco, delle sentinelle. Mo' ci manca solo che mi viene a cercare qua e sono nella merda. Facciamo attenzione, ragazzi. Nascondiamoci un attimo nella scatola, perché appunto immaginavo sarebbe tornata indietro. Perfetto. Saliamo. Oddio, stavo tornando di qua. Attenzione, ragazzi, non facciamo stupidaggine adesso. Non posso saltare sulla ringhiera. Cazzo se posso, ma non me lo fan fare. Va bene, saltiamo da qui allora e andiamo di qua. Clem! Ciao! Ma chissà che sta a dire. Non abbiamo Bib che fa da traduttore. Però è semplicissimo. Ha detto: guarda, lì ci stanno le chiavi, valle a prendere. Ovviamente qui c'è il vetro, per cui immagino che dovremmo passare da qui. Allora, andiamo di qua e entriamo di qua. Posso entrare? Sì, che posso. Le ho viste un attimo fa. Eccole qua. Perfetto, arrivo, Clem. Non temere, ti libero io. Ho tutta la situazione sotto controllo. Assolutamente. Chissà Bib dove l'hanno messo, ragazzi. Poverino. Eccole. Ce le ho. Tac. Ok, Clem e Bob, ragazzi. Nuova squadra. Nuova forza. Andiamo? Mi guidi tu? Ok, ci sono, Clem, vai. Ovviamente per me forse è un po' più facile passare inosservato, ma per lei... Adesso che abbiamo le chiavi, appunto, di regola possiamo aprire tutte quante le porte. Sempre con cautela, mi raccomando. Non facciamo boiate. Chissà che minchia sta dicendo. Clem, perché stai indugiando? Vai, vadi, vadi, vadi verso la porta. Nella via per la salvezza, sempre se riusciremo ad uscire salvi da qui. Dove vai, Bob? Tra l'altro noi avevamo preso la batteria. E Bib! Che stanno facendo? Oh, vuole salvare Bib. Oddio, quanti cibi. Dobbiamo aiutarlo. Ti prego. Ovviamente ci darà una mano. Io mi chiedo che cosa gli stanno facendo, poverino. Pure la batteria che avevamo preso, ragazzi, è andata perduta. Andiamo, Clem, dai, fammi strada, coraggio. Ok, la questione si fa fitta, ragazzi.
Attenzione, che ci stanno sentinelle. Buoni, 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 buoni. Abbiamo tutta la situazione sotto controllo, io e Clem, vero Clem? Ok, vado io avanti. E questo che stai dicendo è sempre se c'è un accesso. Ovviamente c'è. Per il piccolo Bob tutto è accessibile, per cui facciamo attenzione. Ok, da qui. Poi devo andare di qua forse. Ok, attenzione alle sentinelle e i raggi laser anche che si muovono. Bib, sono qui, Bib. Ok, di qua noi non possiamo passare, ragazzi, per cui probabilmente dobbiamo andare di là dove vanno i raggi laser e dove c'è anche la sentinella, per cui dobbiamo essere scattanti e veloci. Probabilmente dall'altra parte ci sarà un altro accesso. Oh, cazzarola! Con calma, veloce, veloce Bob. Mamma mia. Dio, 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 che scatto felino. Cazzo, m'ha visto. Non importa assolutamente niente che tu mi abbia visto infilarmi qua dentro. Frega cazzi proprio, ma per me va benissimo così, guarda. Non te devi preoccupare. Come cacchio ci arrivo di là? Comunque la situazione non è accessibile, quindi proviamo a vedere se abbiamo qualcosa di qua. Quindi sempre... Oh cazzo, incognito. Eccola qua. Forse è quella che ci serve. Bib! Ovviamente adesso tutta l'attenzione è su di lui. Però sono allarmate adesso le sentinelle, quindi questo potrebbe essere un problema ancora più grave. Però abbiamo disattivato i laser, il che è una cosa super positiva. Per cui restiamo un attimo nascosti, facciamo fare la sentinella su giro e riacchiappiamo Bib. Ce l'abbiamo. Dobbiamo tornare da Clem, ragazzi. Non c'era un accesso da qua. Sì, è qui la finestra. Oh, porca vacca, m'ha visto? Tu non hai visto niente, come al solito. Manco te hai visto niente. Manco te hai visto niente, no! Ho azzardato fin troppo. Pensavo di farla fra... No, cazzarola, mo devo rifare tutto. Con tutta la cautela del mondo aspettiamo che queste maledette sentinelle girino lo sguardo, sperando che, anche stando qui in piedi davanti a tutti, non ci vedano. No, non ci credo. Oh porca miseria. Oh porcaccia miseria. Cazzarola, cazzarola. Vai, vattene a fanculo. Oh cazzo. Vai via. Ma porca vacca miseria. Una volta che riesco a capire bene tutto quello che devo fare, sembra andare tutto liscio, eccetera, eccetera, poi si deve presentare una situazione ed è merda che rompe le palle. Devo solo aspettare il momento giusto, cioè quando torna di là. Siamo un attimino più furbi. Ok. Bob, muovite però, non me fa questo. Allora, Clementine dovrebbe essere dall'altra parte di sto posto. Io spero che non ci siano sentinelle di qua. Sembra di no. Era così semplice, ragazzi, ma ovviamente devo sempre rendere tutto più complicato. Ci siamo, Clem. Bib è stato recuperato. Lo puoi aggiustare? Oh, ancora vivo. Bib, ogni volta mi fai bianco colone. Ciao. Ciao. Oh. È tornato col suo equipaggiamento. Mi sono sentito come se fossi di nuovo intrappolato nel sistema informatico del laboratorio, tutto solo. Ma tu sei tornato a prendermi, non ci posso credere. Sei un bravo amico. Oh, che cosa cipi. È così bello essere di nuovo tutti insieme, ma non siamo ancora al sicuro. Dobbiamo trovare il modo di uscire. Potresti aprire quella porta lì vicino? Certo che può, Bib. Bib può tutto. Ok. Andiamo, ce la faremo ad uscire da quest'incubo di prigione e a raggiungere l'oltre? Chi lo sa, ragazzi, chi lo sa. Lo scopriremo solo vivendo. Cosa c'è che non va, Clem? Porta chiusa? Allora,
Puoi usare sti mattoni per spaccare là sopra? Immagino che poi debba spostare il cassonetto e avvicinarmi lì. Forse è la cosa giusta da fare. Vediamo se il mio intuito per una volta non mi ha abbandonato. Giusto così. Forza Clem, spingimi lì. Ok, mi spingi tu su? Forza, andiamo. Ok. Che bello, andiamo. Allora, quale sarà il modo per aprire? La leva, ovviamente. C'è sempre una leva di mezzo, ragazzi. Ecco fatto. Andiamo, Clem, siamo vicini all'uscita. Me lo sento, sono tutta in fibrillazione. E adesso? Le sentinelle ci bloccano di nuovo la strada. Mi noterebbero all'istante. Forse puoi provare ad attinarle nelle celle e richiuderle dentro? Mamma mia, quanto macello ogni volta. Allora, quelle là aperte sono le celle, suppongo. Qui bisognerà essere abili. Vediamo un attimino se... No, così mi ammazza però. Ok, mi ha seguito fin qui. Oddio, mi sta cercando il bastardo. Chiudi, veloce. Ok, vai a farti fottere, vai. Scusate il termine, regà, ma me l'ha tirato proprio. Ciao, amico. Che fai qui? Lo vedi quel tizio che ha cacciato a terra laggiù? L'hanno riavviato, non voglio perdere la memoria. Sono terrorizzato, mamma mia che cosa brutta. Andiamo Clem, ci penso io, dai. Che ha detto? Vado io, non ti preoccupare, ci penso io. Il mitico e sacro Bob ci penserà. Glielo dobbiamo chiudere di là. Il punto è che lì ce n'è anche un'altra. Quindi un bel guaio, cazzo. Non so se sono capace di controllarne due. Allora, vediamo un attimino di aprire di qua. Oddio, mo me sparano de brutto. Quindi allora, chiudiamo di qua e... Chiudiamo di qua. Forza, veloce. Ok, signori, ok. Primo tentativo riuscito. Comunque io pensavo che mancasse un po' meno, sinceramente, alla fine del gioco. Per questo che alla fine mi sono decisa a fare un unico episodio. Però temo, ragazzi, che durerà un po' più di quanto mi aspettassi. Però ormai siamo in ballo, quindi non resta che ballare. Andiamo. Ci siamo? Siamo vicini all'uscita? Quanto manca? Sta titubando troppo. Che c'è? Resta vigile, non siamo ancora al riparo. Lo so, ma se non apri la porta, figlia mia. Non ho capito se c'è qualche problema con l'apertura della porta o se io devo fare qualcosa a riguardo. Posso passare di qua? Mamma mia. Ecco qua. Sì, ci sono, Clem. T'ho visto, non ti preoccupare. Questa porta è l'unica via d'uscita della prigione. Credo si possa aprire dalla sala comandi laggiù. Dobbiamo riuscire ad accedervi però. Guardiamoci intorno. Come al solito, tocca a me la rogna. Per cui...